noi bisogna acquistare sempre più la consapevolezza. Poi che gli altri dicano che la squadra temibile, la squadra più forte, la squadra che può metterci in difficoltà, questo non deve essere, perché queste attenzioni, le coccoline, ti fanno perdere quella determinazione che ti fa diventare squadra. Io non mi soffermo a chi inizia, io mi soffermo anche a chi entra, perché quando dico gruppo io stimo di tutti i 23 che allena 24, quindi quando ho la considerazione, so che tutti sono dentro il pezzo, sono lì pronti ad entrare dalla mano alla squadra, sono più sereno, ma non so più. Sono più sereno, che non vuol dire che si vince la partita, però sono più sereno. Si toglie la puzza sotto il naso, si toglie, perché cioè, non vedo, i 3 punti valgono anche a fondi, quindi non conta quante persone ci sono, ma conta la voglia che hai di portare a casa punti. Nella prestazione, ma la voglia, io a volte confondo questa cosa, che la voglia i ragazzi ce l'hanno di fare, perché sono ragazzi che lavorano e no, però io, come dico a loro, non basta, non basta, non basta avere la voglia, bisogna stare lì, sapere che gioca a San Siro davanti a 100.000 persone e bisogna portare a casa 3 punti. Come? Attraverso le cose che si prova tutta la settimana, e se non bastano, se aggiungiamo qualcosa in più, sempre qualcosa in più. Poi non conta se sono 100 o 100.000, i 3 punti valgono uguale. Quindi la puzza sotto naso si lascia a Trapani, e si va a giocare a fondi e giochiamo a calcio. Poi vediamo cosa succede.